È l'immigrazione la minaccia più seria della stabilità dell'Europa. Sulle politiche di accoglienza si sta giocando in questi giorni una partita delicatissima, così rilevante da impensierire anche i mercati finanziari. In Italia un vastissimo consenso sostiene la Lega, il partito che chiede una completa riformulazione delle regole comunitarie sull'accoglienza dei rifugiati. In Germania il governo di Angela Merkel potrebbe saltare a causa di un dissidio sul trattamento degli immigrati. CDU e CSU, considerati due partiti considerati fino a poco fa i gemelli siamesi del conservatorismo tedesco, sono uno contro l'altro su questo argomento. I mercati registrano quanto avviene nei palazzi della politica con apprensione. Guardano soprattutto a quello che sta succedendo in Germania. Infatti, il DAX di Francoforte è la peggior borsa dell'Europa nell'ultima settimana, con un calo dell'1,5% che si confronta con il meno 0,7% dell'indice Eurostoxx 50. Dopo le rassicurazioni sul debito, arrivate questa settimana dal ministro dell'economia italiano Giovanni Tria, si sono ridimensionati i timori sull'Italia, ma ieri Salvini non era tra quelli che alla Camera hanno applaudito l'intervento del ministro dell'economia. Il leader della Lega è apparso perplesso, se non contrariato, nel sentire il collega affermare che il consolidamento del bilancio e il dialogo con la Commissione europea sono le condizioni necessarie per tenere sotto controllo i mercati e ottenere più margini di flessibilità. Quel che succede a Roma, secondo Andrea Dell'Itala di Pictet Asset Manager, è da tenere in grande considerazione. Nell'aggiornamento mensile sulle strategie di investimento, il responsabile delle strategie di questa società di asset management in Svizzera afferma così: sul fronte azionario manteniamo un atteggiamento prudente, in quanto gli asset europei non hanno ancora scontato l'aumento del rischio dovuto alla politica italiana. Dall'altra parte però, a sostenere i mercati, c'è l'ultima colomba uscita dal cilindro di Mario Draghi. Risoluto nel garantire un avvicinamento al primo rialzo dei tassi nella zona euro, molto, molto graduale, ha detto il banchiere centrale. Detto tutto questo, una via prudente per investire sull'azionario europeo la propone Exane, con il crescendo maxi cedola a codice ISIN FREXA 2011090.